La Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibili i ricorsi presentati dalle regioni Toscana, Emilia-Romagna, Calabria, Marche e Umbria contro il decreto sicurezza del governo in materia di permessi di soggiorno e contrasto all'immigrazione illegale. Le cinque regioni avevano impugnato numerose disposizioni del provvedimento, ritenendo che fossero state violate in modo diretto e indiretto le loro competenze. Secondo la Consulta, però, le nuove regole in materia di permesso di soggiorno, iscrizione all'anagrafe dei richiedenti asilo e sistema di protezione per i migranti sono state adottate nell'ambito delle competenze riservate in via esclusiva allo Stato. La Consulta ha invece bocciato i superpoteri dei prefetti inseriti all'interno del decreto, ritenendo ammissibili le censure all'articolo che prevede un potere sostitutivo del prefetto nell'attività dei comuni e delle province. Questo è un primo colpo al disegno autoritario di Salvini. Continua la lotta per i diritti umani, ha commentato il governatore della Toscana Enrico Rossi. Noi andiamo avanti, questo è il primo tempo di una partita, portiamo a casa un importante risultato. Adesso, dopo la sentenza della Corte Costituzionale, prendiamo atto che per la sentenza nel merito non è possibile una discussione per ragioni formali e non per ragioni di merito, lo scrive la stessa Corte Costituzionale, e quindi vuol dire che noi questo ricorso adesso lo useremo nella via possibile per arrivare alla Corte, che è quella che ci affiancheremo a colui che farà ricorso contro il decreto Salvini perché sente leso i propri diritti. Se ci sarà una persona che deciderà di fare ricorso al tribunale civile, al tribunale ordinario, noi saremo lì a fianco con il nostro ricorso per chiedere che si chiami in causa la Corte Costituzionale e quindi che la Corte Costituzionale discuta del merito.